i cieli. Forza, dovremmo andare a fare colazione. Scendere, scendere. Questa sì che è una colazione di coppia. Cosa sta succedendo? Ha fatto la cacca. E io mi vesto, ciao. Io mi lavo, ciao. Qui si butta. Ti stai cambiando, vero? Sì, non guardare. Ciao ragazzi! Dopo 5 anni ritornerà Morning Routine! Morning Routine! Sì, dobbiamo ancora svegliarci. Sono le 7:15. Prendo gli occhiali, mi tiro su, li inforco e sbircia Davide che la sveglia non la sente. Tengo a precisare però che quella era un'immagine di repertorio. Sì, perché stai facendo il cameraman. Brava. Comunque, prima cosa, mi vesto. Oscuriamo, illuminiamo e ci abbattiamo. Apriamo la finestra. Ma è già aperta. Mi serviva la luce, sono il cameraman. Giusto, andiamo a svegliare Mati. Allora, dovete sapere ragazzi che Mati dorme in posizioni stranissime. In questo momento è a cactus, proprio com'era quando dormiva da piccolina. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Mati. Ma papà, cosa ci fai già sveglio? Tu di solito stai a letto e qualche volta fai shopping. È vero, ma oggi devo fare il cameraman per la morning routine. Ah. Spiega questa cosa dello shopping. Beh, di solito dormo, ma se mi sveglio do un'occhiata alle notizie sul telefono e se c'è qualche offerta approfitto. Papà, qualcuno deve prendere i vestiti. Dobbiamo andare a scuola. Procediamo. Apriamo la saracinesca. Ecco qua. La copro sempre con qualcosa, povera persona. È uno shock. Nel frattempo, mentre Mati riesce a aprire gli occhi, vi mostro il pigiama pucciosissimo di Stitch Angel. Quanto è carino. Ma non perdiamo tempo. Ale, vai a svegliare Nikki. Io nel frattempo chiedo a Mati perché che ci fanno dei pattini ai piedi del letto. Allora. Sì. In realtà non lo so tanto bene anch'io. Ah, bene. Allora, una volta stavo pattinando giù. Sì. Poi non so come li ho portati su. Non hai fatto le scale con i pattini, vero? No. Oh, bravissima. Ragazzi, voi se usate i pattini in casa, fatelo solo con pattini che usate in casa. Mi raccomando, e non fate le scale. Immerso dai peluche, hai visto la grande sorpresa? Il bello di essere svegli presto è la morbidezza di Nicolò il primo mattino. Difficile da raggiungere perché... Via, devo ridare il secondo vaccino avanti. Giusto, giusto, si nasconde sotto le coperte. Vado a preparare la colazione. Vai, vai Ale. Oggi la vedete più sveglia perché c'è il cameraman che la distrae e coglie l'occasione per mostrare quest'ultima composizione della sua cameretta. Io ho fatto tutto ieri. Appena realizzata, ragazzi, abbiamo arcobaleno, pianeti, con insetti anche decorativi glitter. E questa chi è? Non lo so. È bellissimo, ma e c'è anche la sorpresa. Il tramonto arcobaleno. E l'effetto saracinesca? Non si vede, incredibile. Nikki, vado a preparare la colazione. Ma c'è veramente lì sotto? Capito. Siamo in versione verme solitario. Notate la precisione con cui anche tutti i peluche sono entrati all'interno. Ah, certo, anche loro non vogliono. Ale, mentre vai, io proverò la mossa di utilizzare la torcia Kai, la torcia Ninjago. Regalata per completo. Ha sbagliato, non ci credo. Ma chi è il più addormentato la mattina? Comunque, torna dentro. Devo usare la torcia J per andare a cercarti. Eccolo, forza. Questo, ragazzi, è il suo pigiama di Spider-Man. Uno di 10, tipo. Perché ha solo pigiama di Spider-Man. Il topolino della settimana. È l'orologio ribaltato. Speriamo sia caricato. Il topolino a cui mancano i giochi. Il topolino a cui manca. Perché mi mancano i giochi? Che hai finito il leggo e dopo faccio i giochi. Ah, giusto, vero? Il braccialetto preso a Burano, questo. Sì. Libro da leggere. Libri da leggere. E se non ti svegli la mattina, so io che ti può svegliare. Optimus Prime, guardate ragazzi, il suo sguardo è fiero. Oh! Ecco, vedete? Ho scoperto come far alzare Nikki la mattina al volo. Basta semplicemente togliere una gamba a Optimus Prime e Nicolò arriva in soccorso. Ecco, sistemato! Ma sta puntando verso di me! La prima colazione non spetta a domani. Prima di tutto si va dai cuccioli. Un po' di lattughina. Sempre buona la mattina. C'è qualcuno affamato qui che la vuole? Guardate. Direi di sì. Che fame. Questa sì che è una colazione di coppia. E adesso pensiamo agli umani. E dalle ciotole passiamo alle tazze. Cioccolato. Cioccolato. Acqua. Acqua. E latte. Metto tutto a scaldare. E preparo la tavola. Un po'
Lo vado a chiamare la truppa. Ti ho beccata, Ale. No, c'era il cameraman. Bene, Mati, calzini e scendiamo. La colazione è pronta. Messi i calzetti. Allora, mamma mi deve sempre portare. Allora, occhiali, sì. Braccialetti, okay. Orologio e la spazio. Tutto era sotto comodino. E cerchietto. Forza, dobbiamo andare a far colazione. Hai ragione, hai ragione. La cavigliera. La cavigliera? Sì, in caso di pantalone corto. Ok, oppure gonna, oppure pantalone lungo ma non troppo corto, tipo leggings a tre quarti. Si mette la cavigliera. Questa l'abbiamo presa dove? In vacanza. In vacanza, è vero. In America. Bene, ora possiamo andare. Forza, 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 forza. Aspetta, papà, non c'è colazione senza il peluche preferito. Giusto, Minu. Dai, Niki, non è il momento di leggere, andiamo. Forza, i peluche d'ordinanza sono pronti. Davvero. No. Hai messo pure i calzetti. Certo, guarda che ma sarà. Matti, cosa hai fatto? Ho portato i più importanti. E guardate. Come più importante? Hai fatto girabrilla. Dai, andiamo giù. Sì, meglio. Scendere, scendere. È proprio strano vederci davanti a noi. Lo so, cosa non si fa, ragazzi, quando si fa il cameraman? È uno. E due, tu hai peluche, Ale? No, io ho già i miei due peluche qua davanti. Aspettatemi, ragazzi, aspettatemi. Non c'è tempo, la mattina. Non c'è tempo. Lo so, drink, non c'è tempo. Che buono. Ma scusate, il latte, se lo bevono i peluche, lo bevete voi. Bah. Comunque, faccio notare che le tazze sono lo stesse della morning routine di 5 anni fa, ragazzi. Quindi Ale è sempre quella blu, Mati le farfalle, che non sono quelle di Papillon, come dicevamo nel video. Niki ovviamente ha quella rossa. E poi io ho quella gialla. Poi c'è la torta della nonna. Super. Eccola qua. I biscotti. La marmellata. Un regalino per voi. Che regalino? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ha fatto la cacca. Ma come? Vabbè, comunque è per un biscotto. Sì, e per la precisione è anche un biscotto al cioccolato. Rispetto a 5 anni fa invece sono cambiate le tovagliette. Vediamo se ve le mostriamo senza far cadere nulla. Io ho Biancaneve, Mati ha Anna. Eccola qui. Cos'è tu? Cucciolo. È cucciolo lui. Dovete tirare le orecchie a cucciolo. I sette nani. E lui è preso. Ma sì. Ma sì, gli stava proprio bene. Tiriamo ancora le orecchie. E il papà ha Topolino. Topolino, un classico. Inizia la giornata con un sorriso. Però inizia anche mangiando, perché sennò chi arriva fino a merenda? Hai ragione, Ale. Ma prima. No, giusto io. Sì, basta che non lo metti in... vabbè, lasciamo perdere. E dobbiamo fare un aggiornamento sulla situazione magneti della nostra cucina. Allora, cominciamo con quello delle Bahamas. Castaway Tea. Vi lasciamo il link qui, ragazzi, alla playlist dei nostri viaggi. E noi abbiamo questa tradizione di prenderci un piccolo magnete mentre siamo in viaggio. Stacca la Disney Cruise. Veramente? No, la Disney 2. Quella Coca-Cola non potremo mai berla, resterà per sempre appiccicata. Se poi i magneti sono originali, come questo tesco del Messico, sono ancora meglio. Wow. C'è anche. Ah sì, quando siamo stati a Londra, ragazzi, questo è un autobus veramente appiccicabile. Ragazzi, sì. Qual è il vostro preferito? Quello solo del battesimo di Niki. Erano le bomboniere, cioè facevano parte della bomboniera, un magnete per ogni ospite. Non c'erano solo 6 ospiti. Ma no, ovvio, erano così carini che li abbiamo tenuti uno per tipo e così sono rimasti sul forno. E a proposito di forno, secondo turno di magneti. Abbiamo la mitica Miami Beach, Disneyland, Legoland, se con Lego House che è Legoland vera e propria. E ragazzi, NASA. Sì. E questi sono i nostri. Ah sì, abbiamo chi animaletti preferiti. E poi la NASA, come vi dicevo, vi lasciamo la playlist proprio qui. NASA. Via. E io mi vesto, ciao. Io mi lavo, ciao. Che ciao. Controlliamo i lavaggi, ragazzi. Mi raccomando, i denti sono importantissimi. Avendo Nicola e Matilde uno spazzolino in due, cioè hanno un motore e due setoline, ci separiamo, quindi Matti si veste e Nicolò si lava i denti. E non confondete la testina! Ha detto non confondete la testina. Ma è pulita, è quella della tua sorellina. Non pulirti su di me. Qualcuno è già pronto? Ma quanto sei veloce, ragazzi? 2 minuti di lavaggio denti, il cronometro del telefonino. Ma non è mica il telefonino, vero Mate? No. È lo spazzolino, ci aiuta. Beh, una volta usavamo l'applicazione, se vi ricordate. Adesso usiamo la tecnologia degli spazzolini. Io intanto mi lavo la faccia qua. Ma come? Veramente? Sì, quando mi chi occupato me ne lavo qua. Giustamente siamo di fretta, ragazzi. Quindi la mattina bisogna essere... Scusa Mate, ma che ci fa un costume da bagno? Ah, ieri ho fatto la doccia col costume.
La doccia col costume, per dare la sensazione di mare. Bene, poi Nicolò si è lavato la faccia molto bene e mi raccomando, asciugatevela bene, altrimenti poi sembrate umidi a scuola. E sapete di umido anche, brava Mati, che si è asciugata. Io mi specchio qua perché il mio specchio è orizzontale. Giusto. Questo mi va bene perché è verticale. Sì. E quello in camera vostra è troppo lontano. Ok, ma adesso devo vedere anche quello in camera tua. Prima però mi lavo anch'io i denti. Bravissima. Senti, secondo te, Matilde, una domanda molto misteriosa. Ah, ecco, cercavo giusto te. Chi può essere stato a far colare acqua a manovella sullo specchio? Non fatelo, ragazzi. Consigli per il bagno la mattina. Allora, consiglio, guardate il no. Com'è il no? No. Consiglio numero uno: quando vi lavate i denti, non andate in giro per casa perché potreste gocciolare. Consiglio: non andare, lui deve andare a cambiare. Ma Niki, cambiati, forza. E consiglio numero due: qual era? Sì, non sporcate, mi raccomando, lo specchio e i vestiti. E anche i vestiti. Quindi, quando lavate i denti, state sopra il lavandino. Non è molto difficile. Preparate il bicchiere per il risciacquo e aspettate i famosi minuti. Ti stai cambiando, vero? Sì, non guardare. Ok, censuriamo, ragazzi. E vi facciamo vedere la ganzata che abbiamo in bagno. Ovvero, ho trovato un distributore di carta igienica di coppia. Così, quando finite il rotolo, cosa che capita sempre, ne avete una. Ma tu stai facendo ginnastica anche la mattina? Seguitemi che andiamo a vedere il mio specchio. Ragazzi, siete pronti? Io mi sono lavata, Io mi sto spiando, Ma, sì, adesso Niki, Veloci, andiamo. Vai a fare il ciuffo, Niki. Accendiamo lo specchio. Luce, calda, fredda, naturale. A me di solito piace l'acqua d'alta. Quella che papà sa fare benissimo, vero? Qua sul primo cassetto nascosto troviamo tutti gli accessori per il pettinaggio. Dopodiché posso mostrare, Mate? Sì, certo. Va bene, altri accessori ce li abbiamo qui. I telecomandi fondamentali. Questi sono... Gli attrezzi per ginnastica. Ginnastica ritmica, quando facciamo i saggi, eccetera. Collane. No, non mostriamo i gioielli. Gioielli e collane, massima segretezza. Poi abbiamo Isla. E poi un sacchetto vuoto con le rotelle dell'armadio. Alcune volte a me piace fare anche questa pettinatura, tipo Jasmine. E quanti ne metti? Dipende da quanto lunga mi faccio la coda. A me sembra un salame. Salame chi? Guarda qua, Davide. Hai ragione, acconciatura bellissima. Mati, forza! Io sono già pronto, Dani. Ti aspettiamo giù. No, vai Mati, vai. Sono già in fila. Guardateli, aspettano la pappa prima del saluto finale. Trilli non si sposta da lì finché non riceve il croccantino del mattino. E guardate con che foga. Avevamo proprio fame. Borracce. Negli zaini. Forza col grembiule. Vai. Già fuori dalla porta. Scarpe. Ciao papà. Ciao ragazzi. Ciao. Buona scuola a tutti. Ciao. Ora che sono andati via tutti, è il momento della mia toiletta. Facciamoci belli. Ma prima facciamoci puliti. Lavatevi sempre la faccia la mattina e non parlate quando lo fate. E ricordatevi anche di sistemare per bene l'asciugamano. Ok, io lo faccio sempre. Grazie Ale cameraman. Ora il lavaggio degli occhiali. Per me, ragazzi, assolutamente religioso. Confermo, ci mette un sacco. Sì, prima fase. Il lavaggio con sapone neutro, ragazzi. Mi raccomando, non aggressivo. E che non lascia aloni. Asciughi con l'asciugamano. No, asciugo le mani così sono poco bagnate. E seguimi. Utilizzo la carta igienica per asciugare l'occhiale. In questo modo non mi ritrovo pelucchi e l'occhiale è subito bello che asciugato e pulito. E ora diamo un'occhiatina alla barba. Avendola fatta ieri, oggi ci metto solo i baffi. Quindi la cremina per essere sempre belli, cioè non belli, ma belli idratati. E ricordatevi sempre di mettere la crema verso l'alto. E sì, potete fare anche delle facciostrone. Hai finito? No, il tocco finale, il gel. Cari papà, zii, nonni, all'ascolto. Il gel è il trucco fondamentale se avete capelli pepati, sale e pepe come me. Vi donano 2 punti di scurezza ai capelli senza fare cose strane. Ok, meglio di così? Non si può. No. E adesso venite con me che puliamo quegli sporcaccioni dei conigli. Eccoli qua, Ciocco e Trilli. Oh, ma siete nella vostra tana giocattolo. Qua i due ragazzi si divertono a scavare. E sì, sanno che la mattina sono molto abituati. Conigli. È arrivato il momento delle pulizie.
direi assolutamente, visto la quantità di cacchine birbanti, è il momento delle crocchettine. Andiamo a prendere, qua abbiamo tutto organizzato ragazzi, fieno, pellet, no fieno è questo, scusate, pellet, segatura, e qui abbiamo le crocchette 100% fieno, mi raccomando, ok. Sì, i trilli arrivano, guardatele, pronti, attenti, via, il momento della pappa! Qualcuno è affamato. E per me parte il timer, ovvero mentre i conigli mangiano, io ho il tempo di aspirare, pulire e sistemare. Ma quanto sono carini quando condividono la ciotola! Eh sì, ma sono molto meno carini quando condividono la lettiera. Guardate però come sono precisi, eh. Allora, i due ragazzi cosa fanno? Fanno pipì, popò, pupù uno sopra l'altro e sopra ci mettono il loro fieno, perché il coniglio mangia e fa. Qui si butta e qui si lava. Detergiamo e grattugiamo per bene. Al croccantino non si resiste, sentono che ce ne sono altri, ma sono al di là della gabbia, dovete fare il giro! L'importante ragazzi è che loro siano distratti, così riesco a preparare la lettiera. Allora, primo strato, segatura, questa la potete comprare, io la prendo al consorzio agrario. Poi ci mettiamo il pellet, che è quello delle stufe. Bravissima, però qui serve a raccogliere la pipì, la raccoglie benissimo, si gonfia proprio bene, ma non scenderò di più nei dettagli. Grazie. Infine ricarichiamo anche il fieno, mi raccomando non comprate paglia ma fieno, eccolo qua. Per fare meno confusione possibile, porto il fieno direttamente dalla lettiera, vedete, all'interno della fieniera. Allora, la lettiera scende, la sistemo e il fieno lo metto qui, di modo che loro poi vanno a pescare, aspetta che lì che sistemo. Ecco ragazzi, potete andare a fare i bisogni e assaggiare il fienetto, datemi soddisfazione. Oh là, questi sì che sono bravi conigli. E come sono felici! Bisognino, cibo! Bisognino, cibo! È vero Davide, a noi piace il cacca e mangia. Sì, è pure l'Elsa. E infine è arrivato il momento dell'acquetta fresca. Gioco, vuoi assaggiare? È proprio appena uscita dal rubinetto. Amore, guardatelo! Ok, sì, è difficile quando pulisci poi tutta la tana dei conigli e il recinto, riuscire ad andare a lavorare, a montare video, a fare tutto il resto che fa Davide, perché ti verrebbe da guardarli per tutta la giornata. E questo, ragazzi, è quello che succede la mattina quando ci prepariamo in casa GDR! Fateci sapere cosa succede da voi nel nostro... sul nostro profilo Instagram GDR. E voi, ragazzi, non state vestiti nel letto! Tranne la mamma che non si sa perché è ancora in pigiama! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!